Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, fuori tempo massimo con l'albero di Natale, la vostra rubrica natalizia domande e risposte. È una rubrica che sta piacendo veramente tanto, quindi sto pensando, al di là dell'albero di Natale, che non ci sarà più, di portarla avanti e farla come appuntamento fisso il mercoledì. Poi adesso vedremo con l'andare avanti come inserirla. Ragazzi, prima del video, oggi saluto i due Unni, i figli di Marco. Ciao Marco, saluto Zeno e Pietro. Ciao ragazzi, sono contentissimo che vi piacciono i coltelli, che siete affascinati da questo mondo e soprattutto che vi faccio divertire. Vostro padre mi ha detto che ha levato addirittura Disney Channel, guardate solo me, ovviamente. Detto in modo ironico, però fa veramente piacere. Grazie ragazzi, grazie veramente. Ciao a tutti e due, Zeno e Pietro e anche Marco, ovviamente, papà. Ragazzi, partiamo con la domanda di oggi, domanda di Emilio, che però, ripeto, è una domanda, ho preso quella di Emilio perché è stato l'ultimo a farmela, però me ne arrivano almeno 3 o 4 al giorno, tutte uguali. Cioè, è normale andare nel bosco a buttare sugli alberi, a spaccare la legna con il coltello? Ragazzi, non lo so se è normale. Andiamo a vederlo insieme. Eccoci qua, ragazzi. Prima di tutto analizziamo un attimino la situazione. Tra tutti noi, potrei ipotizzare un 5% usa il coltello in situazioni reali di esigenza effettiva. Cosa vuol dire? Non vuol dire che io vado a fare campo e poi uso il coltello, perché quando vado a fare campo non è un'esigenza andare a fare campo. Non sono un contrabbandiere degli anni 60 che deve attraversare le Alpi per portare dalla Svizzera le sigarette, quindi devo dormire, quindi diventa un'esigenza fare campo. Vado a fare campo, ragazzi, vado a fare campo per divertirmi, perché mi piace, perché mi fa star bene, quello che volete. Però non è un'esigenza di vita andare a fare campo, è una cosa che mi fa stare bene. Quindi un divertimento. Quando vado a fare campo, quando vado a fare le gite, quando vado in montagna, ragazzi, mi piace usare il coltello. Ma l'accetta funziona meglio, ma la sega di lì, ma portati la motosega, porta la dinamite, fai esplodere tutto. Ragazzi, mi piacciono i coltelli, mi piacciono i coltelli, mi piace vedere come vanno, mi piace capire come le diversità di battuta tra uno e l'altro, ragazzi, come entrano nel legno, come non entrano, come tagliano, come vanno, se resistono. Mi piacciono queste cose. Quindi, quando vado a farmi i miei campi, i miei giri, le mie cose, mi porto il coltello per spaccare la legna perché io mi diverto. Mi diverto, ma perché? Perché già il fatto di andare a fare campo, ragazzi, è una cosa che mi diverte. N Ripeto, non è un'esigenza di vita o di morte andare a fare campo. Vado a farlo, è una cosa che mi diverte, voglio divertirmi, porto il coltello per divertirmi. Spacco la legna con il coltello per divertirmi perché mi piace. Questa cosa è assolutamente da mettere in chiaro perché, ragazzi, parliamo di coltelli, superacciaio, cose. Ragazzi, il coltello alla fine l'ho portato in escursione per tagliarvi il panino. Che cazzo ve ne fate? Tagliate il panino, tagliate la focaccia, magari fate due legnetti per il fuoco, però alla fine, ragazzi, il coltello lo usate al 90% per quello. Quindi a sto punto, un coltello di queste dimensioni, ragazzi, affiancato a un accetta un seghetto, quello che volete, però un coltello di queste dimensioni per andare nel bosco a farvi anche campo, ragazzi, tagliare per il cibo, perché alla fine sono i compiti che usate, farvi il rifugio, quindi con il paracord, i tagli, le punte, i paletti. Ragazzi, un coltello di questa dimensione, tra l'altro questo lo vedrete in recensione venerdì, è il Tops Overland 2, spettacolare, mi piace un casino. Comunque un coltello che per le gite di un giorno, ragazzi, va benissimo, non dovete spaccarci la legna assolutamente. Se volete potete farlo, ma è un coltello che, ragazzi, funziona benissimo per il taglio, ma è un po' troppo spesso, un po' troppo pesante. Va bene, ok, andiamo con l'F1, eccolo qua, Forkniven in cosa, ragazzi, coltellino, me lo porto nel bosco, mi faccio i miei tagli, le mie cose. Io ultimamente come coltello fisso, quando vado a fare le gite, se non sto provando qualcosa, tipo in questo caso, ho il mio Setlans in D2, ragazzi, mi trovo bene, taglia bene,
coltello da taglio che nelle gite, ragazzi, nelle gite lo usate veramente per il panino al salame, perché è inutile girarci intorno, cercare i Rambo. Ragazzi, nelle gite lo usate per il panino al salame, il coltello, quindi anche qua 3V. Ah, minchia, il tuo acciaio fa schifo, devi prendere solo 3V. Stiamo parlando con 90% delle persone che vanno a fare la gita con la famiglia e tagliano il panino. Ok, perciò voglio dire, adesso va bene tutto, performanti, i coltelli piacciono a tutti, ma anche lì non è l'esigenza di avere il coltello in 3V perché altrimenti non tagliate. Ragazzi, ridimensioniamo la cosa al fatto del divertimento, veramente, non all'esigenza. Quindi dicevo, io mi porto il mio Setlans, ragazzi, sono contentissimo, taglia benissimo e sono a posto. Perfetto. Su questi coltelli, ragazzi, così piccoli, su questi coltelli, ok? Non c'è l'esigenza, cioè non c'è il motivo di usarli per batonare, me li porto perché tagliano, perché mi servono per tagliare. Ma adesso la domanda che faccio a voi, ed è quella a cui voglio che mi rispondiate, è questa. Junglass 2 della Esi, ragazzi. BK9, quelli che ho in casa, BK9 della Keibar. Anaconda della Tops, un putrellone, ragazzi. Wonder Tactical Uro, ragazzi. Tra l'altro, questa è una versione maggiorata, più lungo. Ragazzi, ma sti coltelloni, prendiamo l'Anaconda. Ma se non ci tagliate la legna quando andate in montagna, che cazzo li usate a fare? Questa è una domanda che vi faccio seriamente. È una domanda seria che vi faccio. Voglio sapere. Uno va in montagna a farsi la gita con la famiglia, questo basta. Uno va a farsi campo, si porta l'accetta, questo basta. Ragazzi, voglio sapere, uno che si porta questo coltello, in montagna, per le gite, per i campi, a parte che è follia portarselo per fare una gita con la famiglia, una spranga tanta, però se prendete questo coltello, se lo comprate, che cazzo ne fate se non ci tagliate la legna? Se non spaccate la legna, se non cioppate, se non batonate, ditemelo voi, perché io su questa cosa non ho risposta. Io ve l'ho detto, io lo porto, li porto perché mi piace vedere come vanno, mi piace vedere la diversità di geometria, di casa, di spessore, di tagliente, come va il coltello, come mi spacca, perché mi diverto, perché è un divertimento. Ma se questi coltelloni, ragazzi, non li usate per spaccare la legna, io voglio sapere cosa ne fate. Perché? Allora, che differenza ci sta se non spacco la linea con il coltello, portarmi questo da questo? Che differenza fa questo da questo se non spacco la linea con il coltello? Poi ti fai largo nella foresta. Sì, ok, ragazzi, va bene. Faccio largo nella foresta in Vietnam, però abito a Mariano Comense e non sono nella foresta. Quindi lo uso sempre per divertimento. Però ripeto, se non lo usate per spaccare la legna, voglio sapere da voi. Perché portarvi un coltellone così invece di un coltellino così? Se poi mi dite, ragazzi, io il coltellone non lo prendo, va benissimo, però chi compra i coltelloni li usa per quello, perché sinceramente, ripeto, magari sono ristretto io di vedute, ragazzi, però andare in giro, già l'uro è una via di mezzo, già l'uro è una via di mezzo, più piccolino, ok? È più piccolino. Però ragazzi, andare in giro con un putrellone così ha il suo peso, il suo ingombro. Cioè, veramente, se devo usarlo per tagliare il panino, per fare i compitini sul legno, tagli, tacche, intagli, punte, ragazzi, va benissimo il coltellino. A questo punto i coltelloni perdono il loro senso di esistere, no? Se non ci spacco la legna. Non lo so, no, adesso non mi dite che andate a caccia con il Jang, con l'anaconda, ragazzi, perché nessuno va a caccia con sta roba, cosa siete, Rambo? Quindi, la mia domanda è veramente questa, ragazzi. Voglio sapere, se avete dei coltelloni, che cazzo ci fate? Se non spaccate la legna, voglio sapere cosa ci andate a fare. Ma perché mi interessa veramente? Mi interessa veramente. Cosa cambia secondo voi se non ci andate a spaccare la legna, avere un coltellone gigante o un coltellino? Quindi questa è una domanda veramente importante. Poi l'altra cosa è, ma se ti porti l'accetta, se ti porti il seghetto, fai prima. Io il seghetto ce l'ho sempre. L'accetta non la porto perché mi porto il coltellone. Per me pesa di meno,
Lo uso, mi fa godere usare il coltellone, quindi mi fa godere questa cosa, quindi lo uso tranquillamente. Ragazzi, mi vado a divertire, vado a farmi campo, che non è un'esigenza, ripeto, vado a divertirmi. Mi porto il coltellone, godo, perché mi piace usare i coltelli per spaccare la legna. Ok? Quindi l'accetta pesa un pochino di più, se la mettete nello zaino vi fa peso. Però ragazzi, anche lì state andando a divertirvi. Vi piace portarvi l'accetta? Ma portatevi l'accetta! Portate l'accetta, portate un coltellino, siete a posto. Davvero, certe volte si vanno a creare discussioni assurde. Il voler andare a litigare per forza su una cosa che è un piacere. Vado nel bosco, mi porto quel cazzo che voglio. Mi piace portarmi il coltellino da backup più un coltellone. Ecco, questo guardate. Ultimamente sto uscendo così io. Se non vado, se non sto provando roba, ragazzi, esco così. Junglers 2 della Esi e Setlans di Estrema Razzi, Indy 2. Sto uscendo così. Perché con questo ci spacco la legna, con questo qua mi faccio il panino. Ragazzi, è sempre da portare a un livello nostro. Non andiamo a vedere cose assurde. Non abitiamo in Alaska, non abitiamo in Centrafrica. Ragazzi, abitiamo nella civiltà, quindi quando andiamo a fare campo lo facciamo per un piacere e un piacere deve restare, ragazzi. A me i coltelli piace usarli tutti, ci spacco la legna perché mi diverto, scusatemi. Quindi fatemi sapere voi i coltelloni per cosa li usate. Ragazzi, da tutto sto ben di Dio, dal parchetto del tagliagole è tutto. Buona giornata e ciao!